in silenzio un quarto d'ora. Sì. Sono altri che li devono mettere. Posto. Buongiorno a tutti. La Corte d'Appello ha sostanzialmente proclamato gli eletti vincitore delle elezioni e il Consiglio, quindi avete visto che al primo momento utile ho convocato immediatamente la conferenza stampa per presentare la giunta e dirvi anche i primi atti che assumeremo o i primi appuntamenti in agenda. Il Consiglio, l'Assemblea legislativa verrà, credo, presumibilmente convocata per il 28 di questo mese, penso sia la prima data utile, peraltro io il giorno prima sarò a presiedere le regioni a Roma e immediatamente dopo, dopo un po' di giorni, potrà essere convocata, una volta eletto il Presidente o la Presidente dell'Assemblea legislativa, la prima assemblea successiva è quella nella quale, vi ricorderete, presenteremo il programma e sostanzialmente la giunta sarà al mio fianco. Stiamo riducendo notevolmente i tempi anche rispetto al primo mandato, peraltro abbiamo dovuto attendere Tribunale di Bologna, credo, e poi Corte d'Appello, perché se avessero fatto prima noi avremmo già anticipato la convocazione della prima assemblea. L'altra volta passò un mese tra la prima assemblea di insediamento e quella della presentazione del programma, stavolta faremo notevolmente prima. Ora la giunta. Al di là del sottoscritto, sottosegretario Davide Baruffi, 45 anni, robusta esperienza precedente, sindaco, parlamentare, eccetera, eccetera. Vicepresidente Elly Schlein, contrasto alle disuguaglianze e all'emergenza climatica, comprende il patto per il clima, il welfare, le politiche abitative, politiche giovanili, cooperazione internazionale, allo sviluppo e rapporti con l'Unione Europea. 34 anni. Raffaele Donini, già vicepresidente, uscente, politiche per la salute. Vincenzo Colla, 58 anni, vice segretario nazionale CGIL, sviluppo economico e green economy, lavoro e formazione. Irene Priolo, 45 anni, già assessora a Bologna, ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile. Andrea Corsini, 55 anni, già assessore uscente, mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo e commercio. Barbara Lori, 51 anni, consigliera regionale uscente, robusta esperienza amministrativa, già sindaca per due mandati nel suo territorio. Montagna, aree interne, programmazione territoriale, pari opportunità. Alessio Mammi, 39 anni, già sindaco per due mandati a Scandiano, agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca. Paola Salomoni, 53 anni, prorettrice dell'Alma Mater, con specifica sulle tecnologie digitali, scuola, università, ricerca e agenda digitale. Mauro Felicori, 67 anni, già dirigente settore cultura e sapete tutti cosa ha fatto, cultura e paesaggi. Paolo Calvano, 42 anni, già consigliere regionale, già sindaco e segretario PD dell'Emilia-Romagna, bilancio personale, patrimonio, riordino istituzionale. Questa è la squadra, solitamente squadra che vince non si cambia, io l'ho cambiata quasi tutta, perché noi abbiamo bisogno di continuare a innovare e a rinnovare. Fatemi ringraziare tutti gli assessori del mandato precedente, ovviamente in particolare i tanti che non sono riconfermati per ragioni anche differenti, perché insieme a me hanno svolto un lavoro che ci ha portato
a quello straordinario risultato elettorale in cui pochi anche di voi credevano. Un risultato che è stato frutto certamente di buon governo, altro che, di riconoscimento di un'idea di Emilia-Romagna per il futuro e anche di relazione tra ciò che si promette e quello che si mantiene. Questa è una nuova squadra fatta di personalità, un'età media sotto i 50 anni, fatta di personalità che tengono insieme competenze, rappresentanza territoriale e anche sensibilità politiche. È una squadra nella quale ho tantissima fiducia, con la quale ci metteremo al lavoro immediatamente. Avete visto che ci sono anche alcune novità, innovazioni, ad esempio un assessorato specifico sulla montagna, perché vogliamo dare alcune risposte particolari rispetto ai territori che riguardano le nostre periferie. Avete visto che parliamo di emergenza climatica e allora nelle prime cose da fare. Entro l'estate, ma io quando dico entro l'estate non penso come la volta precedente a metà luglio, ma molto prima, noi un nuovo patto per il lavoro e la legalità unito ad un patto per il clima lo vorremmo sottoscrivere il prima possibile. Convocheremo le parti sociali già nelle prossime settimane, tutte insieme, e lavoreremo su un'agenda che per i prossimi 5 anni metta al centro di nuovo e come prima priorità il lavoro e la legalità, per quanto bene abbiamo fatto, ma con a fianco l'esigenza di una svolta ecologista a partire dall'emergenza climatica, anche indicando e seguendo le opportunità che l'ONU o i richiami, l'Agenda 2030 indica da tempo. A tal proposito, la prossima settimana o quella dopo, adesso stiamo costruendo l'agenda rispetto alle disponibilità delle persone che dobbiamo incontrare, sarò a Bruxelles. In primo luogo perché io sono stato riconfermato per altri anni, per i prossimi altri 4 anni, Presidente del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa. Oltre 100.000 enti locali di 41 paesi europei, a riprova del grado di fiducia che il sottoscritto da un lato e questa istituzione si è garantita ben oltre i confini territoriali o persino nazionali. Ma sarò a Bruxelles anche per due motivi che riguardano principalmente l'Emilia-Romagna. Il primo, la nuova programmazione dei fondi europei. 2021-2027 sarà la futura programmazione. Sapete che ci ha indicato il governo giallo-verde come la regione che ha saputo più di altre programmare e impegnare e spendere i fondi europei. Alla fine dello scorso anno noi avevamo già impegnato il 98% del totale di circa 2 miliardi e 400 milioni di euro che però termineranno il loro impegno di programmazione al 31 dicembre di quest'anno, non del 2019. Dobbiamo lavorare subito per una programmazione che metta al centro le opportunità, le emergenze, le necessità di questo territorio, a fianco di una novità straordinaria che dovremo sapere percorrere, che è il Green New Deal che la nuova Commissione ha indicato per i prossimi anni con tantissime risorse, come non se ne erano mai viste, per tutto il tema che ha a che fare con la sostenibilità ambientale. Il secondo argomento è legato al tema specifico dell'agricoltura. Emergenza generata dalla cimice asiatica, sapete che ho partecipato a due manifestazioni, una a Verona e un'altra il giorno successivo a Ferrara, delle associazioni agricole nazionali. Andremo a discutere di questo con l'ADG Agri e andremo a discutere di dazi. Sapete che l'AGP e DOP, a partire dal Parmigiano Reggiano, rischiano un colpo pesante per la scelta, per me, surreale che gli Stati Uniti, a partire dal suo presidente, hanno fatto e stanno compiendo. Oltre, ovviamente, a incontrare i nostri uffici della regione in Europa. Da subito
lavoreremo per dar conseguenza alle promesse della campagna elettorale. Per me ogni promessa è un debito. La coerenza la misuro su di me, sugli altri lascio giudicare a voi. La prima, abbiamo detto, nuovo patto per il lavoro e per il clima, il prima possibile. Lì dentro ci sarà anche tutto il tema di una strategia sugli investimenti principali per i prossimi 5 anni. La seconda, da settembre, sarà il nuovo anno scolastico, vedremo con quali dimensioni, perché abbiamo detto gratuità nei prossimi 5 anni, dai 5 ai 19 anni, ma un primo colpo robusto lo daremo subito, bus e treni, a partire dal prossimo anno scolastico, cioè quest'anno. Acquisteremo entro l'estate il primo 500.000 di quei 4,5 milioni di alberi che abbiamo detto vanno piantumati. Il 9 marzo, la prima giunta, la svolgeremo a Parma, capitale italiana della cultura, e nel territorio parmense. Staremo lì un giorno intero, visiteremo diversi luoghi e comuni. Partiamo da Parma, dove terremo la giunta ordinaria. Il 30 marzo saremo con la giunta a Rimini, dove intendiamo rafforzare l'impegno di riqualificazione di tutto il waterfront, di tutta la costa, ma abbiamo scelto la città simbolo, e dove peraltro, sapete, c'è la celebrazione di Fellini 100, e anche lì andremo anche in qualche altro comune riminese. Di fatto, entro l'estate, 9 giunte nelle 9 diverse province, come facemmo esattamente la volta scorsa, perché abbiamo detto assessori che si sta molto fuori e meno in ufficio. Queste sono le cose che vogliamo fare, le prime cose che faremo, sia operativamente che in senso di programmazione di attività. Noi vogliamo che questa regione torni alla piena e buona occupazione, sapendo che siamo entrati in una fase economica che qualche inquietudine la comporta dopo anni di continua crescita. Quando saranno disponibili i dati dell'ultimo trimestre del 2019, penso si vedrà che saremo cresciuti tra lo 0,5 e lo 0,7%, credo. Fosse così, saremmo di nuovo la prima regione italiana per crescita per il 5° anno consecutivo, ma voi capite che gli altri 4 anni eravamo cresciuti tra l'1,2 e l'1,8-2%. E infatti si è fermato il paese, che è cresciuto lo scorso anno 0, poco. Sappiamo che non bastiamo noi, serve un paese che torni a crescere, serve un'Europa che investa. Noi però vogliamo far bene i compiti a casa nostra, e sapendo che si apre una stagione nella quale, grazie allo straordinario lavoro fatto nei 5 anni precedenti, avremo oltre 4 miliardi di euro di investimenti certi sulle infrastrutture, credo che la ruota dell'economia, per certi aspetti, abbiamo già una certezza che potrà ripartire. Ma solo quello non basta, e noi lavoreremo per cercare che, attraverso il nuovo patto per il lavoro e per il clima, vi siano le condizioni per ulteriori investimenti pubblici, attrattività di quelli privati, sostegno all'export, ma anche attraverso una rivoluzione ecologica, l'opportunità che la green industry e la green economy possano garantire anche non solo una miglioria dell'ambiente circostante, ma anche nuovi posti di lavoro. Posto il fatto che abbiamo tante risorse a disposizione, come 4 regioni del bacino padano fino al 2035, e l'opportunità sta a noi dimostrare di averne capacità di andare a raccogliere nuovi fondi a livello europeo. Parte una stagione corroborata da questo bellissimo risultato elettorale. Noi staremo coi piedi per terra, non ho dubbi su questo. Lavoreremo come prima e più di prima per cercare di dare ulteriori qualità a questa regione. E lo faremo nello spirito di dire anche alle opposizioni che la campagna elettorale è finita e si provi a lavorare, ognuno nella sua autonomia, per cercare anche convergenze laddove l'Emilia-Romagna richiede un impegno di tutti al di là delle proprie differenze e appartenenze politiche. Prego. Chiedo una cosa veloce, scusi, a proposito della parità di genere, qui ci sono 6 uomini e 4 donne come
Potevano essere 6 donne, 4 uomini, 50-50 vale 60-40, 40-60. Fu il primo presidente dell'Emilia-Romagna a introdurre 50-50 la volta scorsa, la giunta è venuta così perché è frutto di tante composizioni, opportunità, equilibri, esigenze, ma mi pare che non sminuiamo nessun ruolo e nessun valore. Peraltro sarà un'assemblea legislativa composta da una maggioranza di uomini, almeno certamente nella maggioranza, mentre nella destra vedo che continuano ad essere eletti quasi esclusivamente uomini, e io credo che ci potranno essere anche posizioni che deciderà l'assemblea legislativa nell'autonomia, nel quale le donne avranno ulteriori posizioni molto importanti. Forse c'era. Ma in parte la domanda era la stessa, ma ha già risposto. Le volevo chiedere però, fra le priorità che ha citato, non ha citato l'autonomia regionale. Ieri sono arrivati insomma dei segnali di insofferenza dalle sardine sull'autonomia regionale, che insomma sono state comunque, non dico uno sponsor della sua candidatura, ma sicuramente hanno aiutato a contrastare la destra salviniana. È deluso da quelle dichiarazioni, spera di convincerli, spera di conquistarli, di spiegargli che non stiamo strappando l'Italia in due? Di priorità ne abbiamo tante. Il tema dell'autonomia è un tema per me importante, non avremmo fatto quel po' di lavoro che abbiamo fatto, peraltro ricorderete che qui è l'unico caso di chi la richiesta che è stata costruita insieme a tutte le parti sociali di questa regione. Quindi con una larghissima convergenza che nasceva non dall'esigenza di un referendum che io consideravo assolutamente inutile perché la risposta era scontata a quella banale domanda, vuoi più autonomia, ma che era legato a come tutte le parti sociali che avevano sottoscritto il patto per la legalità avevano scritto insieme a noi, non condiviso, scritto parola per parola quella richiesta. Sapete che noi abbiamo una richiesta di autonomia molto differente o in parte differente a quelle di Lombardia e Veneto, soprattutto su due capisaldi, quella della scuola, dove noi non vogliamo la scuola regionale, sono proprio contrario all'idea di 20 scuole differenti, e dall'altra quella per la quale il governo è arrivato a convergere, cioè che serviva la definizione dei cosiddetti livelli essenziali di prestazione e i fabbisogni standard per evitare che qualsiasi regione avesse il timore, anche quelli che eventualmente non chiederanno mai l'autonomia in futuro, di non temere di avere risorse sottratte. Noi non abbiamo mai chiesto un euro in più per noi. Noi peraltro stiamo pedisseguamente rispettando quello che scrive la Costituzione italiana, che da più parti viene descritta e definita anche da me come la più bella del mondo. E quindi rispettiamo ciò che c'è scritto in quella Costituzione. Mi pare che il ministro Boccia abbia già risposto dopo l'incontro con le sardine. Io rispetto le opinioni delle sardine e se vorranno ci confronteremo, perché non ho dubbi che una volta che ci saremo confrontati sui testi comprenderanno come la nostra è un'autonomia non per togliere a qualcuno, ma rispettando la Costituzione per cogliere quelle opportunità che a territori così differenti possono dare più opportunità per fare bene e fare ancora meglio, posto che sapete, io ho sempre detto, io mi sento italiano prima che emiliano romagnolo. C'era poi. Non è un mistero che l'assessore Boschi confidando di essere nella nuova giunta, un po' per l'antona che rappresenta il terremoto, per il lavoro che ha fatto, un po' per i risultati, una zona difficile. Ne avete parlato con lei. Guardi, tutti gli assessori uscenti meritavano la riconferma. Perché se abbiamo ottenuto quel po' di risultati e quel risultato elettorale credo sia frutto anche, non solo, ma certamente anche e molto del lavoro che insieme abbiamo fatto. Palma è stata bravissima, darà una mano certamente come da par suo in consiglio regionale. Una giunta è fatta ovviamente di rappresentanza dei territori, di equilibri. Peraltro io sono commissario alla ricostruzione come loro prima e il completamento della ricostruzione che ormai volge più verso gli anni del termine che quelli dell'inizio, lo gestirò direttamente come commissario e come presidenza. Ma Palma ha tutta la mia stima, il mio affetto, ma come dire, le scelte sono sempre scelte che devono far conto che gli assessori sono in numero di 10 e non oltre. Ma ripeto, tutti i colleghi di Palma e le colleghe meritavano
la riconferma se lo misuro dallo straordinario lavoro che hanno fatto. Io resto sullo stesso tema, cambiando sulla sanità c'è stato un cambio radicale, non solo perché diciamo siamo passati da una figura più tecnica a una figura prettamente politica, ma anche perché Venturi in questi anni, diciamo così, dalla prima linea, dalla battaglia in prima linea sui vaccini fino al braccio di ferro con l'ordine dei medici, diciamo che è stato molto caratterizzante di questa passata. Sergio è un altro che meritava la riconferma, se sto alla misura di quello che ha fatto, apprezzatissimo anche a livello nazionale, come sapete. Certo. Ha dato un grande contributo, sì. Ci darà una mano lo stesso come consigli, eccetera. Diciamo la verità, era un tecnico ma ha svolto un ruolo politico, dopodiché io penso che Raffaele Donini, per l'esperienza che ha accumulato, saprà fare benissimo in quel ruolo e come sempre ci sarà una squadra di persone che ci aiuteranno e lo aiuteranno. Quindi io non ho dubbi, anche qui siamo nel campo di chi ha fatto benissimo e Sergio va solo ringraziato. Noi vogliamo fare ancora di più, ancora meglio, a partire ad esempio tra le priorità dalla riapertura dei punti nascita nel più breve tempo possibile, cioè entro l'estate. Chiaro che lì stiamo lavorando col Ministero perché dobbiamo fare un'operazione che parli proprio a quelle periferie di cui discutevo prima, ma noi, come dire, proseguiremo un ottimo lavoro che era stato fatto in questi anni. Quindi non si può parlare di boccia finale? Assolutamente no. Se posso, due domande filosofiche. Però, se riesco a rispondere. Una è sempre sulla sanità, sì. Comunque il cambio da un tecnico a un politico ha anche un'influenza sotto, come dire, di visione filosofica, se questa ha inciso nella tua scelta. La seconda domanda filosofica è: questa è una giunta molto composita, dentro ci sono molte anime di questo centro-sinistra allargato che tu hai messo insieme nelle elezioni, è stato letto a livello nazionale anche come un messaggio da inviare al Partito Democratico, come dire, vedete qua lo possiamo fare. È giusta questa lettura? Sulla prima, credo di aver detto adesso, in realtà Venturi ha via via svolto un ruolo molto politico, anche in sede di conferenza delle regioni. Penso che le caratteristiche di Raffaele, ho pensato, e dovrà dimostrarlo lui di essere all'altezza, si abbinino bene a un ruolo come quello della sanità, che certamente vede comunque un governo politico di quello che è una macchina che vede oltre 60.000 dipendenti, tre quarti del bilancio regionale, eccetera, eccetera. Sulla seconda domanda, noi dovremmo dimostrare intanto di saper governare bene e fare bene quello che abbiamo fatto nella legislatura precedente, lo dovremmo dimostrare, cioè che non c'è stata una mezza giornata di crisi. È un centrosinistra certo, ma se ci pensate lo era anche quello di prima, perché noi abbiamo attraversato l'incrocio di governi nazionali con forze politiche del centrosinistra e altre che non c'erano e qui governavano insieme. Io però credo che non sia sulle alchimie che si misura la qualità, ma sulle cose da fare, né sui posti da assegnare. Si misura sulla concretezza di quello che sapremmo rispondere rispetto alle esigenze e alle richieste dei cittadini delle Emilia-Romagna, a cui delle alchimie politiche credo non gliene freghi niente. Io non so se potremo essere un laboratorio anche da sprone o esempio a quello che dovrà accadere nel centro-sinistra nazionale. Sapete che penso che serva un centro-sinistra molto più largo e molto più civico. Di certo abbiamo dato un bel contributo, che è quello che dopo 9 regioni perse, anzi 10 con la Calabria, noi siamo l'unico caso negli ultimi 2 anni in cui si è vinto, e permettetemi di dire, vinto molto bene. Ho visto che Salvini ha detto vinceremo tra 5 anni, perfetto, vincerete fra 5 anni. Aveva detto che avrebbero stravinto stavolta, stravinceranno fra 5 anni, insomma. Quindi in una cosa siamo stati bravi, dare respiro, una mano e dimostrare che la destra si può battere, anche quando sembra invincibile. Sul resto lo dovremo dimostrare noi, non contano le parole di adesso. Scusa, ti volevo chiedere io. Mi hai già parlato in parte sull'autonomia, hai detto che vorresti discutere anche con il Sardine della proposta di autonomia dell'Emilia Romagna. Ne incontrerà comunque, ci sarà un incontro e un confronto anche sui vari temi in agenda. Guarda, adesso
Sapete i motivi per cui non li ho incontrati prima del voto, no? Non ci credeva nessuno di voi, ma ci siamo davvero telefonati il lunedì prima della conferenza stampa di Casalecchio post nottata della vittoria, perché non volevo strumentalizzarli e perché volevo provare invece a rispondere alle tante domande che giustamente ponevano, alle riflessioni dalle piazze. Adesso intanto mi pare che loro abbiano un percorso in cui decidere che profilo darsi, no? Anche dal punto di vista dell'organizzazione politica, quindi decideranno loro se vorranno, io sono pronto a confrontarmi anche con loro, come dire, perché siamo pronti a confrontarci con chiunque, l'abbiamo fatto anche con associazioni in questi anni, con movimenti, l'abbiamo sempre fatto con chiunque abbia voluto confrontarsi con la Regione Emilia-Romagna e ci mancherebbe non lo facessimo con loro, nel caso si ritenga sia una cosa buona e utile, per me lo può essere. Una curiosità sempre su questo tema, tu giustamente per affrontare le sardine, insomma, sono stati uno dei soggetti principali anche di questa campagna elettorale, fondamentalmente, devono decidere un po' cosa diventare da grandi. Ultimamente ci sono molte polemiche sul fatto che non si capisce all'interno di quel movimento, hai avuto la parola movimento non per caso, chi decide cosa, chi prende le responsabilità, come si scala anche democraticamente un movimento che è molto importante per la vita di un futuro movimento che voglia essere politico. Vorresti metterle in guardia, vedendo cosa è successo al Movimento 5 Stelle, dai rischi di una mancanza di democrazia interna, comunque temi che possano diventare un nuovo Movimento 5 Stelle che poi magari... No, non mi permetto di dare consigli a chi che sia, perché non ne ho né la responsabilità né voglio permettermi, nel senso che toccherà loro decidere che profilo e prospettive darsi, perché è giusto proprio che sia così nella loro autonomia. Devo dire che hanno dato un contributo però straordinario, soprattutto sul dimostrare che le piazze si potevano riempire e voleva dire che c'era tanta gente che voleva partecipare, mobilitarsi. D'altra parte le forze classiche del centro-sinistra non chiamavano più nessuno a mobilitarsi in piazza. E poi hanno dato un altro grande contributo, dimostrare che c'è tanta più gente di quella che si pensasse che non vuole una politica che inciti alla rabbia, al rancore, all'odio, ma sia una politica più civile, più pacata. Quindi credo che abbiano avuto un grande merito, a parte che hanno costretto, diciamoci la verità, Salvini a cambiare il tipo di campagna elettorale. Dopodiché, allo stesso tempo, credo che io e noi abbiamo molti meriti in questo risultato. Anche qui, credetemi, io sono stato molto impegnato a pensare in queste settimane, a parte che sembra che abbiamo votato 3 anni fa, vero? Quanti giorni sono passati? Meno. 18 giorni. 18 giorni, cioè 7 giorni. Cioè, obiettivamente, è passato un soffio di vento e vedete che velocità ho messo, anzi, se la Corte d'Appello avesse accelerato sui tempi come l'altra volta, noi avremmo già la convocazione l'altra volta e la seconda avverrà molto prima dell'altra volta. Mi sono permesso di dire in direzione nazionale l'altro giorno che condivido l'esigenza che Nicola ha lanciato, Nicola Zingaretti, di aprire il partito, dargli un profilo più largo, chiamare nuove forze a irrobustirlo. Rimango delle mie perplessità sui tempi, perché fare questa sorta di assemblee aperte mentre ci sono più di 20 milioni di abitanti in 6 grandi regioni al voto, non so che tempi consenta per fare bene quello che giustamente si vuole fare. Il Partito Democratico penso che sappia da solo che se vuole dare una prospettiva di governo al Paese debba essere una forza che stia più attorno al 30% di media che al 20%. È ancora il perno della coalizione, ovviamente, lo dovrà essere in futuro.
penso che dovrà darsi una più, un profilo più preciso identitario, con una nuova classe dirigente a guidarlo, che sappia prendere di più e meglio dai territori. Sapete cosa penso io? Voglio un partito in cui i cui dirigenti sentano in un bar, sappiano ascoltare e rispondere a chiunque incontra. Dopodiché, il Partito Democratico in questa regione, a proposito, che diceva che io facendo la mia lista avrei dato un danno meno, c'è stato anche un effetto trascinamento, non nascondiamoci, prende una quantità di voti che non era immaginabile fino a poche settimane prima. Nella squadra di governo abbiamo premiato le competenze. Mi pare che Mauro Felicori, prima ancora di prendere tanti voti nella lista civica, peraltro, a cui ho dato vita, fosse uno di quelli che, appartenenza o non appartenenza, abbia preso gli applausi di la quasi totalità del mondo culturale e di chi lo conosceva per quello che ha saputo fare. La prorettrice dell'università Alma Mater di Bologna non è che ha un profilo di identità direttamente di partito o politica, insomma, è un profilo di chi ha seguito temi specifici su cui vogliamo investire molto, a partire dalla rivoluzione digitale, perché sapete cosa porteremo qui, che è la cosa, quando me lo chiedevate, di cui ho detto andavo più orgoglioso tra tutte, addirittura dei 5 anni precedenti. Così come abbiamo persone che sanno amministrare, hanno dimostrato di saper amministrare nei territori, o hanno ricevuto un consenso personale molto rilevante, che vuol dire il rapporto con i cittadini. Si parla di una politica che sia più civica, soprattutto nell'idea che abbia un rapporto col territorio e con le persone molto più robusto. Ma, come dire, qui ci sono profili, secondo me, molto rilevanti, di persone peraltro che hanno saputo governare nei loro territori o che sono stati dentro persino alle istituzioni europee. Insomma, io vi dico la verità, sono davvero molto fiducioso su questa squadra, potreste dirmi come non potrebbe essere altrimenti, però insomma si parte anche con un grado di ottimismo che io ci voglio mettere dentro tutto. E per quanto riguarda il PD, il centro-sinistra nazionale, cercheremo di dare un contributo, soprattutto nel buon governo, perché se governiamo bene si può dimostrare che siamo capaci di farlo, insomma. Quindi cercheremo di tenere questo profilo di governo riformista, progressista, ma che guarda le cose da fare, ai bisogni dei cittadini, non alle formule politiche, alle quali peraltro, credo mi darete atto, non ho mai guardato, o almeno ho cercato mai di guardare nei 5 anni precedenti. Presidente, quando dice di nuova classe dirigente alla guida del PD, lei ci si inserisce dentro questa nuova classe dirigente? No, abbiamo un segretario eletto da una barca di gente, compreso io, che sta svolgendo bene il segretario di tutti. Io intendo un nuovo gruppo dirigenti intorno a lui. Presidente, buongiorno. La lista delle cose da fare, diciamo, all'inizio, ha parlato di clima, lavoro, dazi, sono temi che comunque riguardano anche a livello nazionale, chiaramente l'Emilia Romagna, ma anche nazionale, per non dire internazionale. Per l'Emilia Romagna in senso stretto c'è qualche altra priorità o sono queste comunque le prime cose da fare anche per la regione? Ce ne sono tantissime. Peraltro, nel momento in cui dico che il primo atto, diciamo, di robusta programmazione è il patto per il lavoro e per il clima, voi capite che dentro ci sta più o meno tutto. E d'altra parte, siccome chiamiamo tutte le parti sociali, cioè forze economiche, sindacati, le 4 università, il forum del terzo settore del volontariato, le camere di commercio e gli enti locali, oltre alle professioni che sono entrate 2 anni fa anch'esse, voi capite che ci mettiamo tutta la società emiliano-romagnola insieme a noi a definire, a descrivere le priorità, che peraltro sono fatte di quel programma che poi presenterò compiutamente ai primi di marzo, quando verrà convocata la seconda assemblea legislativa che seguirà quella del 28 di febbraio. Siete sicuri voi di questo, vero? Almeno negli ultimi giorni. No, che cosa ti aspetti? Che tipo di controllo?
Eravate sicuri anche... Vabbè, niente, vai, vai. Dai, che sto scherzando. Che tipo di contenuto ti aspetti dalla sua presenza in giunta, visto anche il successo che ha avuto? Sì. Contributo in due direzioni. Di competenza, perché Elly è stata una ottima europarlamentare. Solitamente chi va, no, solitamente, tante volte, no, voi criticate, come anche io ho fatto a volte in passato, che una parte di parlamentari europei non sta là a lavorare, ma utilizza quel tra virgolette scranno più per fine carriera politica oppure per fare altro. Elly è stata una di quelle che quando io andavo a Bruxelles era sempre presente alle riunioni, quando ci vedevamo per discutere di questioni che attenessero all'Emilia-Romagna. Peraltro fui io a nome di Renzi a chiederle di candidarsi quando seguì la composizione della lista nel 2014, quando seguivo gli enti locali. Io e lei ci conosciamo da tanti anni e c'è una stima fortissima reciproca. Secondo aspetto è la sensibilità su alcune tematiche sulle quali abbiamo fatto troppo poco, a partire da quelle dell'emergenza climatica. Io sono solo contento che Elly abbia questa popolarità. Mi ricordo che quando iniziamo l'altro mandato qualcuno mi diceva, anche di voi, no, ma come mai sei geloso che Elisabetta Gualmini sia spesso in televisione? No, no, io il contrario, io sono solo contento che quelli che lavorano con me abbiano popolarità, visibilità e si parli di Emilia-Romagna. L'unica cosa che pretendo è che parliamo con una voce sola rispetto alle priorità di programma che abbiamo scritto, sulle quali abbiamo chiesto il voto dei cittadini. Per il resto io davvero credo che Elly darà un grande contributo. Io non ho dubbi che lavoreremo benissimo insieme, ci sentiamo praticamente tutti i giorni, già adesso, e quindi sono molto contento. Sì. Allora, intanto avete visto che pur senza fare l'alleanza, insomma, gli elettori hanno deciso da soli dove collocarsi, chi sostenere. Dentro a quei 155.000 voti personali, che è un numero clamoroso per questa regione, c'è una parte anche di voti che arrivano da quegli elettori. Non solo, perché se analizzati i flussi ci sono un po' di sorprese anche. Io mi rivolgerò al Movimento 5 Stelle come ho fatto nei 5 anni precedenti e soprattutto come abbiamo fatto nell'ultimo anno di mandato, soprattutto da quando era nato il governo giallo-rosso, no? Cioè c'è un'esperienza nazionale, potrebbe avvicinare le sensibilità. Ricorderete il mio stupore a non volersi da parte dei loro vertici nemmeno sedere a discutere di programmi. Può darsi non avremmo trovato un accordo, però non abbiamo nemmeno potuto cercare di verificare, no? Hanno rifiutato, io li ho rispettati e dopo mi sono rivolto ai loro elettori direttamente. Avete visto anche che popò di dichiarazioni sul voto disgiunto importanti i loro rappresentanti hanno fatto. E io penso che il Movimento 5 Stelle ha tutte le condizioni, se vorrà, di sui singoli temi, dalla loro autonomia di opposizione, verificare se convergere o dare un contributo anche di idee, perché l'ultimo anno abbiamo votato insieme quasi tutto e loro erano all'opposizione, non al governo della regione. Quindi, però ve lo dico con la franchezza di chi si rivolge sempre anche alla destra sui singoli provvedimenti per vedere se c'è convergenza. Dopodiché il Movimento 5 Stelle credo che possiamo recuperare un dialogo interrotto per le ragioni che sapete e verificare laddove ci siano possibili anche unità, volontà. Poi prossimi anni chi vivrà vedrà, insomma, non escludo nulla, ecco. Già chi in realtà, lei insomma sta parlando ancora di un Movimento 5 Stelle che mantiene un profilo di terzietà. Ieri invece il capogruppo bolognese Massimo Bugani, insomma molto sicuramente noto anche a livello nazionale, ha detto per la prima volta che il Movimento deve prendere una scelta quasi di campo e ha suggerito che questa scelta sia contro questa destra di Salvini e Meloni. Spera che venga ascoltato Bugani, perché insomma darebbe vita a un nuovo Movimento 5 Stelle e un nuovo percorso politico magari anche insieme.
Sì. Sai che non l'ho guardato neanche io questo? C'è già una decisione, uno, diciamo, di far rimettere, visto che non c'è incompatibilità nel comune, tra l'estra assessore consigliere e... Sei sono. Io non posso decidere per le forze politiche e per le persone, non decideranno loro. No, no, sono sei, perché poi anche Colla non è stato ovviamente eletto Vincenzo. Mi ero dimenticato di dirvi una cosa però, cioè le deleghe che tengo io, mi sono accorto. Scusami, lo dico. E volevo anche dirvi che mi ero dimenticato, avrete visto che abbiamo unito stavolta lavoro, sviluppo economico, formazione. Proprio per le ragioni per le quali vogliamo incidere ulteriormente sul tema del buon lavoro oltre al lavoro, cioè non solo piena ma anche, diciamo, buona occupazione. Lì abbiamo recuperato un lavoro che poteva secondo noi essere fatto mettendo insieme quelle deleghe. Allora io tengo programmazione dei fondi europei, che aveva Bianchi, vi ricordate la volta scorsa, perché credo che dovendola riscrivere, mentre l'altra volta la programmazione io la trovai costruita dalla con Patrizio Componente. La tengo io perché credo sia decisivo coordinare bene il lavoro. Autonomia, sicurezza e legalità, adesso la prendo completamente io. Ricostruzione post-sisma, ma peraltro sono commissario delegato. E tengo la delega più importante di tutte, cioè quella allo sport. Sì, sì. 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 La presidente probabilmente verrà alla prima riunione del Consiglio di Stato del 28 e poi probabilmente verrà richiamata da Salvini a Roma a occupare invece un ruolo nella Lega Nazionale e nel Senato. Lei cosa pensa di questa scelta? Guarda, io misuro la mia coerenza, quella degli altri la misurerete voi, io non ho nulla da dire, anche perché è legittimo che scelga quello che preferisce. Una questione sul nuovo assessorato alla montagna e sì. Zone interne assegnate. Domanda. Uno, cosa, qual è in vista la novità, quali saranno, diciamo, i compiti di questo, sì. Di questo assessorato, che sarà nominato senza portafoglio, visto che è una novità annunciata proprio da lei in precedenza, e poi come è il rapporto con il sindaco Pizzarotti, insomma c'è stata ovviamente un'interlocuzione in questo periodo post elettorale, così insomma c'era anche la proposta, l'idea di una rappresentanza in giunta per il suo partito, il suo movimento, insomma le due cose, una più tecnica, l'altra più... Allora sulla prima, un'altra cosa che vi posso annunciare, così ci mettiamo un'ulteriore notizia. Noi nella prima assemblea utile, quella in cui si porteranno gli atti, porteremo il provvedimento di 10 milioni di euro, che era già finanziato, ma tecnicamente va portato ora, per l'acquisto e la ristrutturazione di appartamenti per giovani coppie in montagna. Perché vi ho fatto quell'esempio? Perché vogliamo fare sul serio. Dopo essere gli unici che hanno dimezzato l'IRAP, o che la rende gratuita, azzerata per tutti quelli che aprono una nuova attività, che però entra in vigore adesso, no? Montagna, abbiamo messo aree interne, programmazione territoriale. Perché, allora, se uno la dovesse prendere da un punto di vista politico, ma sapete che non è le priorità per me, ma dal punto di vista politico noi abbiamo recuperato il voto nelle periferie delle città, come avete visto. Tutti avete giustamente citato il pilastro, no? Come caso. Non abbiamo recuperato il voto nelle periferie della regione. Guardate, vale per la montagna, ma vale anche per il basso ferrarese. Se avete visto, ma l'avete scritto, io sono partito
dal crinale modenese dove la Lega ha preso circa, ero a pranzo con la giunta di Pieve Pelago e il parroco, no di Pieve Pelago, di, sono stato a Pieve Pelago, a Fiumalbo e a Riolunato, sono stato anche a pranzo con la giunta, il sindaco e la giunta di Fiumalbo, il parroco, lì la mia avversaria ha preso quasi l'80%, quindi li ho ringraziati, e, visto che mi hanno detto che sono stato uno straordinario presidente, ma parte le battute, sono partito da lì volutamente perché abbiamo progetti in atto anche con loro, ci ho voluto dare il segnale che si ripartiva immediatamente dai luoghi dove abbiamo avuto più problemi di consenso. Però quello politico mi interessa meno, mi interessa l'aspetto invece sociale, cioè economico. Noi abbiamo bisogno di dare segnali laddove c'è più inquietudine e paura, dove ci si sente più abbandonati o più lontani. E allora abbiamo pensato che dedicare appositamente un assessorato su questo, quando parliamo di aree interne sapete che si parla di programmazione di fondi straordinari nazionali per luoghi però che attengono solitamente o alla montagna o al basso, in questo caso Ferrarese, no? Che ha appena ricevuto risorse. Perché lì arriveranno adesso, stando per essere cominciati a spendere decine di milioni di euro già assegnati, altri che arriveranno, perché il ministro Provenzano ha aumentato, hanno aumentato il governo le risorse per le aree interne. E quindi c'è una volontà di, ho detto a Barbara, che si metta le scarpe da ginnastica e stia tutta la settimana in giro nei comuni dell'Appennino, peraltro ci tornerò anch'io continuamente. La seconda, con Federico c'è un rapporto eccellente, avete visto da dove partiamo con la prima giunta, con lui ho lavorato benissimo, sapete che in passato questo mi ha dato anche qualche problema di giudizi del PD locale, per fortuna ricomposti, noi continueremo a lavorare bene perché io do un giudizio molto positivo del lavoro che lui ha fatto al governo della sua città, anzi scusate, conta poco il mio giudizio, l'hanno data agli elettori per due volte e soprattutto mi ha dato una grande mano in campagna elettorale perché è stato uno dei protagonisti di quei sindaci dentro agli oltre 200 che hanno firmato la mia candidatura, di quella trentina di sindaci che avevano battuto il PD e il centrosinistra, non che erano nostri alleati o nostri compagni di viaggio. Finito? Grazie.